Nell'anticipo del sabato di promozione giovedì, De Duca, Gram e Spiv danno vita a una bella partita. I padroni di casa passano avanti, ma si fanno prima raggiungere e infine superare dalla formazione ospite. Le immagini ci portano già al primo fondo dello Spiv con il noco traversone che provoca un quasi autogol del De Duca, Gram e maglia rossa. Del Duca che ha il merito di sbloccare i match prima della mezz'ora, al 28esimo una combinazione tra Bravaccini e Cozzino manda in gol quest'ultimo. Tiro angolato, pallone imprendibile per il bravo Baldassarri. Del Duca 1, Spiv 0. Esultanza particolare tra Strada e Cozzino. Siglata la prima rete, la De Duca Gram ha subito l'occasionissima per chiuderla. Tra il dire e fare c'è di mezzo un doppio Baldassarri e la difesa ospite a negare la rete della sicurezza. Lo Spiv si ricarica sfiorando la marcatura con un colpo di testa che termina alto a cura di Endaye. Gli ospiti concedono spazi permettendo a Bravaccini di involarsi in direzione Baldassarri. Quest'ultimo ci mette una pezza. Nel finale di prima frazione spettacolari cost to cost di Maretti. Velocità fuma gli avversari prima di scaricare il pallone al lato. Nella ripresa lo Spiv è decisamente più pericoloso. Endaye di testa sale in cielo. Lo strepitoso l'intervento di Cotignoli, gol solo rimandato. Da una lunga rimessa laterale avviene un fallo in area di rigore, tocco con un braccio e lo stesso Endaye dagli 11 metri non si fa pregare per l'1-1. La De Duca ha due sussulti con la discesa di Siboni respinta da Baldassarri con un tiro dalla distanza a cura di Brogini respinto sempre dall'estremo ospite. Lo Spiv rimane a galla e perfeziona l'operazione sorpasso con questo lungo traversone a cercare la testa di Marietti, numero 11, questa volta si fa trovare pronto, inquadrando di testa l'angolo vincente che vale i tre punti. Nel finale la sortita offensiva di Cozzino viene fermata in maniera tempestiva e pulita dalla retroguardia ospite che porta a casa tre punti che valgono il sesto posto in graduatoria.